Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo strumento per misurare l'SVR delle antenne a 5.8 GHz. Si tratta dell'Aulers SVR Meter. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. All'interno della confezione troviamo l'SVR Meter, un adattatore DC XT60 e una guida introduttiva. Questo SVR Meter prende in esame la banda dei 5.8 GHz, possiamo quindi usarlo per verificare tutti i tipi di antenna per VTX e occhiali FPV, come patch, pagoda, omnidirezionali, eccetera. Vediamo più da vicino questo SVR Meter. Nella parte anteriore abbiamo un display da 2.8 pollici touchscreen. Qui sotto c'è un LED che rimarrà rosso quando il dispositivo è acceso e diventerà verde quando starà eseguendo la scansione dell'antenna. Sul lato sinistro abbiamo il connettore per le antenne, di tipo SMA. Per non rovinare questo strumento è molto importante non accenderlo senza antenna. Sul lato destro abbiamo il pulsante di accensione e l'ingresso per l'alimentazione. Possiamo usare un alimentatore a 12V o una batteria LiPo 3S con l'adattatore che ci viene fornito in dotazione. Prima di vedere in funzione questo strumento, vediamo di capire meglio come funziona una VTX. Questo senza scendere in dettagli troppo tecnici e con la consapevolezza che l'argomento è molto complesso e semplificando si incorre sempre in qualche inesattezza. La VTX trasmette la potenza all'antenna che provvederà a irradiarla. Un'antenna perfetta irradierà il 100% della potenza ricevuta. In generale però le antenne tendono a riflettere una certa percentuale della potenza. L'SVR ci mostra quanta potenza è stata trasmessa o riflessa. Un valore di 1 significa che la potenza è stata trasmessa al 100%, mentre valori più alti indicano che una percentuale della potenza è stata riflessa. La potenza riflessa ritorna indietro alla VTX e se questa è eccessiva si rischia di danneggiarla. Questo è il motivo principale per il quale una VTX non deve mai essere alimentata senza antenna. Non essendoci possibilità di irradiare la potenza emessa, questa rimane tutta dentro la VTX, facendola surriscaldare e danneggiandola. Per avere dati precisi occorrono attrezzature professionali da decine di migliaia di euro. Questo SVR Meter non ha la pretesa di competere con tali apparecchiature, ma è uno strumento per uso hobbistico e dobbiamo prenderlo come tale, così come tali dobbiamo prendere i suoi risultati. A causa dei limiti di questo dispositivo, infatti, avremo dei valori di riferimento, che non vanno considerati come valori assoluti. Inoltre, l'SVR è solo uno dei tanti parametri da tenere in considerazione quando parliamo di radiofrequenze, e da solo non può essere usato per stabilire se un'antenna è buona o meno. Abbiamo l'impedenza, la qualità del cavo in rame, la lunghezza del cavo dal connettore dell'antenna, la forma dell'antenna, tutti dati che non vengono considerati da questo strumento. Con questo SVR Meter possiamo dire a grandi linee quali sono le frequenze più indicate per un'antenna o scoprire se è totalmente inaffidabile, quindi da scartare. Fatte queste precisazioni possiamo iniziare. Colleghiamo l'antenna da testare, la batteria e accendiamo il dispositivo. Nella pagina iniziale possiamo scegliere Real Time o Scan Mode. Real Time non l'ho trovato utile, in quanto fa una scansione solo su 8 canali predefiniti che non necessariamente sono quelli che usiamo noi. Scan Mode invece è la modalità che ci dà una panoramica migliore in quanto fa la scansione di tutta la frequenza. Se spuntiamo auto verrà attivato il testing loop fino a quando non lo fermiamo. Se attiviamo track, l'indicatore, che è questa linea rossa, si posizionerà automaticamente nel punto con il minor SVR. Quindi premiamo Scan per avviare la scansione. Una volta terminata la scansione, il marker si posizionerà nella frequenza con l'SVR più basso. Se vogliamo, possiamo spostarlo per vedere l'SVR in una determinata frequenza. Come notate, questa antenna ha un SVR basso in tutta la frequenza. Spegniamo il dispositivo e proviamolo con un'antenna patch. L'SVR di questa patch è in generale più alto e tende ad abbassarsi a frequenze più alte. Come vedete, il funzionamento di questo dispositivo è piuttosto semplice e potete usarlo per testare tutte le antenne che avete in casa.
Dare un giudizio finale su questo strumento è molto difficile, in quanto l'argomento radiofrequenze è estremamente complesso e richiede conoscenze tecniche molto approfondite. In rete mi sono confrontato con diversi esperti del settore ed in generale sembra che questo apparecchio serva poco o niente. Addirittura alcuni sconsigliano il suo utilizzo. Fondamentalmente questo strumento serve solo a capire se un'antenna funziona o meno e ci permette di trovare il punto della frequenza con SVR più basso, sempre che questo significhi qualcosa e abbia alcuna utilità. Questa era la mia recensione dell'AulerC SVR Meter. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.